Va bene, allora iniziamo, buongiorno a tutti, benvenuti in quella che forse è una delle aule più brutte del Politecnico, 1B, B sta per bus, perché di quegli autobus a rimorchio in cui da metà in avanti siete al traino, cercheremo di farcela piacere. Allora, alle 8.35 cerco di iniziare sempre a quest'ora, un po' di 5 minuti diciamo così, di margine, ma non troppo di più. Iniziamo oggi la prima delle prossime 100 ore, no? Che vi terranno, so che un po' spaventa, vi terranno compagnia con questo corso di tecniche di programmazione. Okay? Quindi come d'uso ovviamente spendo la prima oretta per fare un po' di introduzione su quello che andremo a fare, strumenti, metodi, obiettivi, eccetera. Come vi ho già annunciato, queste lezioni vengono tutte registrate e al termine della lezione vengono pubblicate, quindi le carico sia sul portale dove le trovate tra Virtual Classroom, le potete guardare direttamente dall'app, ma per comodità mia e vostra le carico anche in parallelo su YouTube, quindi guardatele se vi servono sul canale che preferite. Okay? Io adesso avevo lasciato un attimo la telecamera aperta giusto per vedere cosa succedesse, ma mi sembra che sia abbastanza inutile, anche perché poi non starò mai fermo in questa posizione, quindi il resto della registrazione lo portiamo avanti a pieno schermo così. Allora, dicevamo, tecniche di programmazione, edizione 2022. Di che cosa parliamo? Beh, sono un corso di 10 crediti, quindi un corso, diciamo così, abbastanza ingombrante, no? In questo semestre ci saranno, visto che sono 10 crediti con i laboratori eccetera, ci saranno diverse persone che si alterneranno, in particolare per quanto riguarda le lezioni in aula, quelle del lunedì e del mercoledì, ci sarò io e ci sarà Alberto Monge principalmente, mentre per quanto riguarda invece i laboratori, che saranno martedì e mercoledì, ci sarà Tatiana Tommasi e Niccolò Cavagnero. L'ho sbagliato perché Niccolò ha 2C, scusate, mi scuso con lui, poi lo correggo. Cosa facciamo in questo corso? Quali sono gli obiettivi che ci siamo dati e poi di conseguenza i contenuti, no, secondo i quali abbiamo organizzato il corso? Allora, l'obiettivo è, visto che questo è un corso terminale, no, della vostra carriera triennale, vorremmo cercare di mettere un pochino insieme le varie conoscenze che avete acquisito nelle materie precedenti, portandole chiaramente un pochino avanti, ma soprattutto cercando di dare un'impronta più applicativa, cioè provare ad affrontare dei problemi, non dico reali, realistici, no? Con gli strumenti che conosciamo e cercare di darvi una soluzione di tipo informatico, chiaramente, questo è un corso di informatica. No? Quindi, diciamo così, la parola chiave sarà problem solving, nel senso che a differenza dei corsi precedenti in cui magari gli esercizi, i lavori che vi venivano dati erano molto incasellati in una certa tipologia, qui partiamo da un passo indietro, ragioniamo sul problema e vediamo come impostare il programma per ottenere la soluzione. Nel far questo cerchiamo di vedere un pochino degli strumenti che siano, io qui l'ho chiamato in modo un po' ambizioso, real world software, cioè applicazioni, come dire, guardabili come minimo, no? Quindi non il solito programmino, se siete reduci dal corso di programmazione oggetti, facevate quei bei programmini tristissimi, no? In cui c'era solamente una finestra di testo, scrivevate delle cose, ma questo non avreste mai avuto, diciamo così, voglia di mostrarlo a qualche amico in giro, per dire guarda che bella cosa che ho fatto. Poi magari era complicatissima, ma non si presentava bene, no? Quindi impareremo anche a fare le applicazioni che in qualche modo si presentino con un'interfaccia grafica, inizieremo già oggi a vedere una delle librerie grafiche per Java, in modo che appunto le applicazioni che facciamo siano anche effettivamente fruibili da un pubblico che non sia quello dei programmatori, e soprattutto proveremo a giocare un pochino con i metodi, gli strumenti di sviluppo moderni del software, no? Quindi la settimana prossima impareremo a usare quel sito che si chiama GitHub, che ormai è diventato, quel sito o da altri analoghi, uno standard nel
nel modo di collaborare e sviluppare software. Ormai il software non c'è più nessuno che lo sviluppa da solo sul proprio computer, la complessità è tale per cui serve, è necessario, è fondamentale poter lavorare in team, poter lavorare su più macchine, ma soprattutto su più persone, e quindi ci saranno degli strumenti moderni che non siano ti mando il file via mail, e poi dopodiché ne ho 12.000 versioni, non so mai qual è l'ultima e quali sono state le ultime modifiche, ma strumenti di collaborazione che permettono effettivamente a un team di persone distribuite, e noi arriviamo da 2 anni in cui purtroppo abbiamo sempre lavorato in modo distribuito, possano collaborare su un unico progetto. Okay? E un pochino lo faremo questo, diciamo così, tra noi e voi durante i laboratori, quindi impareremo a usare questi strumenti, la cui utilità va ben al di là rispetto all'utilità all'interno di questo corso, perché poi sia come flusso di lavoro, come mentalità, ma anche come strumento pratico, come vi dicevo oggi, è praticamente la prassi normale. Così come cercheremo anche di fare dei programmi che non siano solamente programmini che lavorano su dati giocattolo, ma programmi che lavorino su dati reali o realistici, quindi cercheremo di magari affrontiamo, che so, tematiche, mi vengono in mente quello dei grafi, no, che vedremo più avanti, che avete già visto, no, nel corso di ricerca operativa, però là magari c'era un grafo con, non so, 10 nodi su cui lavorare, qui faremo programmi in cui magari i vertici di questo grafo sono 100.000 in un certo senso, no? Allora, per far questo dovremo anche far uso di tutte le conoscenze che abbiamo sulle basi di dati, perché questi, diciamo così, dati da cui partiamo non inseriamo a mano ovviamente, ma andiamo a leggere, a usare delle basi dati esistenti, no? Dei dataset oramai al giorno d'oggi ci sono su qualunque tipo di problema. Quindi cerchiamo un pochino di prendere, nei limiti di quello che si riesce a fare in un corso, quindi non faremo delle applicazioni a livello enterprise stratosferiche, però cerchiamo comunque di, nel nostro piccolo, no? Di prendere dei dataset reali e cercare di risolvere su di essi dei problemi che sono più o meno reali. Allora, questo era un po' l'obiettivo con cui è stato pensato questo corso, e il portale mi dice che questo è il 10° anniversario, quindi è ora di cambiarlo. Ma, e magari l'anno prossimo lo cambiamo. Ma per ora i 3 capisaldi sono questi 3, no? Concentrarsi sul problem solving, real world software e real world problems. E da questi 3 capisaldi abbiamo definito quelli che sono gli argomenti delle varie settimane di lezione, gli argomenti delle lezioni, che non vi sto qua a elencare, a leggere, perché la maggior parte sono sigle di cui adesso giustamente nessuno di voi sa niente e sperava di poter vivere senza, ma le vedremo chiaramente via via durante il corso, no? Se vogliamo dare delle categorie, ci sarà sicuramente un approfondimento sugli algoritmi e le strutture dati in Java, sui pattern di programmazione in Java, quindi come cercare di organizzare un programma in Java, non una classe, ma un programma in Java fatto di più classi, come è meglio, dove e come è meglio costruire, memorizzare le informazioni e costruire i metodi, librerie grafiche, librerie per accedere, per interfacciare il nostro programma con un database, perché è inutile avere i programmi in database, poi ti scrivi le query da una parte e poi i risultati cosa fai? Devono andare a finire nel tuo programma, come li facciamo a farli parlare? E poi esercizi, ci saranno due, al di là, scusate, un terzo elemento è imparare a usare delle librerie, no? Quindi ad esempio lavoreremo molto con i grafi, lavoreremo molto con le strutture dati, ma faremo molto uso delle librerie che già ci sono sulle strutture dati e sui grafi. Nessuno si mette mai a costruire una struttura dati da zero usando le primitive di Java. Oggi ci sono librerie praticamente per ogni tipo di applicazione, quindi proviamo a giocare chiaramente dovendo fare i conti con le funzionalità supportate, il modo di lavorare di una certa libreria piuttosto che di un'altra. Noi lavoreremo parecchio con la libreria che si chiama JGraphT. Ci sarà un argomento che è un argomento anche un po' ostico forse per alcuni, che è quello della ricorsione, in cui effettivamente si entra un po' dentro a quelle che sono gli algoritmi un pochino più tosti, che non sia semplicemente faccio un doppio loop per vedere dei dati, e poi sulla fine vedremo un po' anche gli algoritmi di simulazione, sono cose che toccheremo via via lungo le settimane. Le settimane grosso modo si svolgono così, ma vabbè, questo è più un problema mio che vostro, riuscire a organizzare i problemi.
Quindi usiamo le nozioni che avete da programmazione oggetti, ma cerchiamo di capire anche perché ci sono certe cose, ma perché si sono inventati, che ne so, i metodi statici oppure l'ereditarietà tra classi, eccetera, perché faceva figo? No, perché risolve dei problemi effettivi di organizzazione del codice. No? E quindi cercheremo anche di, nel impostare i nostri programmi, capire, no, l'uso poi pratico che si fanno dei meccanismi, tanti meccanismi, non tutti sono, diciamo così, altrettanto utili allo stesso livello, sui vari meccanismi di programmazione che avete visto nel corso precedente. Faremo un po' di parentesi anche sull'efficienza dei programmi, no? Perché fino a quando devi lavorare con un programma che ha 10 dati, puoi fare quello che vuoi, ma quando tu cominci a lavorare con programmi che abbiano magari, con dei dataset che abbiano 100.000 righe, e avere un algoritmo che sia più o meno efficiente, comincia a farti la differenza tra termina tra 10 secondi oppure termina tra 100.000 anni o più, no? Vedremo che non è molto difficile fare dei programmi, soprattutto di quelli di ricerca, di ottimizzazione, il cui tempo di esecuzione supera facilmente la vita dell'universo, no? Stimato, nessuno ovviamente l'ha osservato. E quindi diciamo che certi tipi di soluzioni non vanno bene e dobbiamo riuscire a delimitare le soluzioni che proponiamo all'interno di una fattibilità anche, diciamo così, di tempo di esecuzione e di spazio di esecuzione. No? Quindi cercheremo anche di dare un'occhiata a questo aspetto. Ok, in pratica come ci organizziamo? Beh, se siete qui l'orario l'avete trovato e la sveglia l'avete sentita questa mattina. Lunedì mattina abbiamo queste 3 ore qua in aula 1B e poi l'altra ora di lei chiamiamo lezione, in realtà sarebbe lezione barra esercitazione, ma non mi stava qua nella casella, sarà il mercoledì alle ore 13. Mentre invece abbiamo 2 squadre di laboratorio che ci hanno gentilmente messo la prima al martedì alle 13, la seconda al mercoledì alle 16, immagino orario super gettonatissimo, che fa quasi diciamo così, concorrenza con lunedì alle 8.30. Qualcuno deve volermi male tra chi fa gli orari, ma anche un po' a voi. Allora, visto che è evidente la simmetria di comodità di orario tra la prima e la seconda squadra, io adotterei, come ho già fatto gli altri anni, un criterio di malcomune mezzo gaudio, per cui ci dovremmo ovviamente dividere in 2 squadre di laboratorio, tutti non ci stiamo, ma alterniamo le squadre ogni settimana. Okay? Quindi vi va bene una e male l'altra, poi magari alcuni preferiscono venire nel pomeriggio più tardi perché hanno altre lezioni o altro da fare, però diciamo così, l'idea è questa. No? Quindi partiamo la prima settimana, che sarebbe domani, già con la prima squadra, quindi la prima metà dell'alfabeto che viene alle 13 e la seconda metà mercoledì alle 16. La settimana successiva si scambiano le squadre e così via. Allora, per esperienza so che la presenza dei laboratori tende un pochino a decrescere, no, durante le settimane, non che mi faccia piacere, ma è un dato di fatto che non possiamo ignorare. Quindi in realtà l'importanza di andare ciascuno nella squadra a cui è assegnato è molto forte nelle prime settimane perché siamo in tanti, poi via via diventa un po' meno, diciamo così, critica questa cosa, quindi vuol dire che poi tra un mese e mezzo, se poi andate in un turno diverso rispetto a quello che, diciamo così, alfabeticamente vi è stato assegnato, va bene lo stesso perché riusciamo, diciamo così, a seguirvi. Il problema non è tanto la capienza dell'aula, è la capacità di seguirvi, no? Perché magari in aula ci state tutti, ma noi magari 2 assistenti siamo, continuiamo a essere 2, quindi se siete in troppi è quasi inutile, no? Perché non riusciamo a seguirvi. Quindi sulle prime settimane noi cercheremo di essere attenti, cercate anche voi di essere, no, collaborativi, di cercare di seguire gli orari assegnati. Io parlo di laboratorio, come vedete qui c'è scritto aula, svolgiamo il laboratorio all'interno delle aule. E quindi vi sarà chiesto di venire in aula 11 con il vostro computer su cui avete installato i vari programmi che vi abbiamo indicato. Il primo laboratorio, quello di questa settimana, è ancora un po' di riscaldamento e serve anche per darvi aiuto nel caso in cui abbiate avuto dei problemi sull'installazione di vari software
quindi portatevi il computer, chi avete problemi, tra domani e mercoledì cerchiamo anche di risolverli. Allora, non vi nascondo che la parte di laboratorio è la parte più importante del corso, no? Perché è quella in cui voi vi mettete in gioco e cominciate, diciamo, non dico dalla prima, ma dalla seconda settimana, a fare esercizi e allenarvi per esame. Perché poi vedremo, man mano che andiamo avanti, gli esercizi che facciamo diventano sempre più simili al tema d'esame. Le ultime 2 settimane del corso, gli esercizi di laboratorio saranno esattamente identici a quello che troverete all'esame, no? E lì, quindi, dovete mettervi in gioco e provare a mettere in pratica le cose che qua vi racconto. Se ai laboratori, invece, per me la ritengo fondamentale. Lezioni, ecco, a me non piace parlare di lezioni perché poi mi annoio e vi annoio troppo in fretta. Noi intercaleremo continuamente lezione ed esercitazione, cioè man mano che vengono trattati i vari argomenti, apriamo, dove è finito? Eccolo, chiudo, no. Apriamo Eclipse e ci scriviamo il codice, facciamo l'esempio, vediamo come funziona e andiamo avanti. Okay? Quindi, se vi trovate bene, un consiglio che vi posso dare è portare il computer anche durante le ore di lezione. Capisco che quest'aula, mi sono accorto che non ha le prese di corrente, quindi questo potrebbe essere un problema, adesso provo a segnalarlo, se riuscissimo ad andare in un'aula più decente non sarebbe male, soprattutto per questa parte qua, diciamo così, più interattiva. Quindi se riuscite e la vostra batteria vi sostiene, fare gli esercizi insieme, anche in aula. Tanto le slide le trovate, le lezioni le trovate registrate, è importante secondo me che anche in aula riusciate magari a seguire e provare magari anche ad anticiparmi rispetto agli esercizi che facciamo. Tutte le lezioni e le esercizi in aula sono registrate, i laboratori ovviamente non sono registrati, non avrebbe senso, ma il testo e le soluzioni le trovate sul sito del corso. Il testo qui c'è scritto pubblicato in anticipo, nel senso che già oggi dovremmo riuscire a pubblicare il testo del laboratorio per domani, quindi chi soffre di insonnia o chi ha finito l'ultima serie di Netflix e non sa cosa fare può già cominciare in anticipo a guardare il testo. Normalmente cerchiamo di pubblicare, cioè a regime, diciamo nelle settimane successive, cerchiamo di pubblicare il testo del laboratorio il venerdì precedente, così vi roviniamo il weekend, no? Potete già cominciare a guardarlo. A questo punto evitate di perdere la prima mezz'ora in laboratorio a leggere il testo. È vero che sono 3 ore di laboratorio, il tempo c'è, ma però vi accorgerete che poi a volte, soprattutto man mano da metà corso in avanti, gli esercizi richiedono un certo tempo per essere svolti. L'aula 11, a differenza di questa, ha le prese a tutti, non a tutti i banchi, ma un banco sì, un banco no, e quindi si riesce a lavorare tranquillamente col PC. Ecco, il motivo per cui facciamo il laboratorio in aula è questo: voi siete della generazione Covid, quindi non siete mai entrati al Politecnico quando questo laboratorio esisteva ancora. C'era un laboratorio fino al 2019, le esercitazioni di questo corso e della maggior parte dei corsi di ingegneria gestionale venivano fatti in questo laboratorio che si chiama LEP, adesso questo non si vede molto da questa foto, soprattutto sul proiettore, però questo è ciò che è successo nel 2021, quando al piano sotto rispetto a questo laboratorio c'era un'officina meccanica che si è incendiata, che ha preso fuoco. Per cui quel laboratorio sopra è diventato praticamente un unico strato spesso di fuliggine, sopra le sedie, sopra i tavoli, queste macchie bianche qua che vedete, se è dove c'era prima il computer, quindi è rimasto il bianco del banco sotto, e intorno c'è tutto il nero della fuliggine, che ovviamente, oltre che sul banco, è anche andato dentro il computer, dentro le tastiere, eccetera, eccetera. Questo signore qua è il tecnico del laboratorio, in tutta l'astronauta, ovviamente per non ammalarsi ai polmoni, mentre cercava di sbaraccare questa cosa. Allora, dal 2021 adesso questo laboratorio non è ancora agibile in questo semestre, lo sa probabilmente dal prossimo semestre, perché lì hanno dovuto rifare tutto, sanificare, ricomprare tutto, eccetera, eccetera. E quindi ancora per questo semestre lavoriamo in modalità, come si dice in gergo, bring your own device, cioè portate il vostro computer e lavoriamo insieme. L'importante è riuscire a lavorare insieme. Speriamo che dall'anno prossimo poter avere di nuovo un laboratorio un pochino più attrezzato.
Ok, allora io ho fatto un'estrazione del vostro elenco alfabetico, venerdì se non sbaglio, ho cercato di dividerlo più o meno a metà, e mi sono, più precisamente possibile a metà, e mi sono saltate fuori queste due squadre. La squadra 1 che va dai cognomi dall'A fino a LI, e la squadra 2 con i cognomi che vanno dalle O fino in fondo all'alfabeto. Okay? Quindi questa settimana la divisione è questa, come vi dicevo ogni settimana scambiamo. Cerchiamo di, evitiamo discussioni poi in laboratorio in cui ci sono 20 persone che vengono nel turno sbagliato perché gli fa così più comodo, perché alla fine perdiamo solo tempo tutti insieme e non riusciamo, come vi dicevo, a seguirli. Ok, questa cosa che vi sto raccontando e tutto il resto del materiale del corso è pubblicato su questo sito, quindi so che anche alcuni di voi sono ancora lì in lotta col carico didattico, non riescono ad avere un carico il corso, eccetera, non mi frega niente, non ci serve. Su questo sito pubblichiamo le slide, le video lezioni, i laboratori, eccetera, e tutto qua non è, diciamo così, imprigionato dentro il portale, ok? Quindi tutto ciò che vi serve, se dovete ricordarvi una cosa della lezione di stamattina, ricordatevi questo link. Poi magari se vi ricordate qualcos'altro è meglio. E inoltre, per quanto riguarda la condivisione del codice, lo sviluppo del codice insieme, useremo, come vi dicevo, questa piattaforma GitHub, che vi racconto però la settimana prossima come usare, perché tutto nella prima lezione non ci sta, a questo indirizzo, TDP 2022, no? dove compariranno, adesso è una pagina relativamente vuota, che contiene essenzialmente, GitHub lo vedremo, è organizzato in repository cosiddetto, quindi sono una sorta di progetti indipendenti. Per ora c'è un repository solo che si chiama materiale, che è quello che contiene anche qua una copia in più delle slide, ma sono le stesse che potete scaricare dal sito di prima. E poi via via però, man mano che faremo esercizi, creeremo nuovi progetti. Quindi sia gli esercizi che faccio io in aula, facciamo insieme in aula, io lo faccio e mentre lo faccio, subito dopo, appena abbiamo finito, lo pubblico lì sopra. No? Vedremo poi il meccanismo per farlo direttamente da Eclipse, quindi non è una cosa, diciamo così, che ci porta via del tempo aggiuntivo. Così è anche comodo, finisce l'esercizio, riesci a riprendere la volta successiva, perché comunque è tutto lì, tutto tracciato. Così come i testi e le soluzioni dei laboratori verranno sempre pubblicati qui, perché è il modo più comodo, no? Una soluzione, un testo, non vedertelo stampato dentro un PDF, ma direttamente da qua lo puoi estrarre e scaricarti il progetto direttamente dentro Eclipse, no? Come dicevo, impareremo a usare questa piattaforma, almeno le funzioni base, dalla settimana prossima. Mentre invece il sito del corso è più semplice, chiaramente, questo sito qua, dove la parte più interessante per voi è quella che si chiama lezioni, dove mettiamo il calendario delle lezioni. Quindi lezione per lezione, io cerco di mettere in anticipo, almeno da una settimana per l'altra, gli argomenti che verranno trattati e le slide della lezione, e dopo la lezione chiaramente questo qua, che per ora è solamente una cosa grigia, diventa un link al video su YouTube. Questi stessi video appunto li mettiamo anche sul portale. Poi c'è una sezione materiale, dove si possono scaricare anche le slide, ma sono le stesse che sono linkate dalla parte lezioni, quindi se voi seguite lezione per lezione, queste sono le slide della singola lezione. Poi per averle tutte insieme, per averle più ordinate, sono anche linkate qua, è lo stesso materiale, così come qui c'è un link alla video lezione, ai testi di laboratorio, c'è un po' di duplicazione di contenuti, di informazioni tra la parte della lezione, la parte del materiale e la parte di GitHub, no? Del portale GitHub. C'è poi una parte esame dove ci sono, vabbè, a parte le regole d'esame che un pochino saranno da aggiornare, perché per fortuna quest'anno, se tutto va bene, riusciremo a fare esame in presenza, quindi questa parte qua, ma ne parliamo tra un attimo, ma il testo è da aggiornare, ma poi ci sono tutti i testi d'esame degli ultimi parecchi anni, no? Quindi sono tutti, l'ho detto tutti, in realtà gli ultimissimi non li abbiamo ancora aggiornati, ma perché mi dimentico sempre di farlo dopo l'appello, ma l'intenzione di avere comunque a disposizione tutti i testi d'esame sempre su questo sito. Cosa ci serve per seguire il corso? Allora, ci saranno due
in base alle cose che ci siamo detti, due prerequisiti che sono fondamentali: programmazione oggetti e base di dati. Quindi chi ha ancora in mente, non mi interessa se avete passato l'esame o no, ma chi ha ancora in mente, no, le cose, gli argomenti di questi due corsi, può partire con una, diciamo, subito in velocità, con una velocità maggiore. Chi si trova, si sente un pochino, diciamo così, scarso, o ha dimenticato un po' di cose, magari si va a dare una rinfrescata, no? Approfittando delle prime settimane dove il programma è ancora più facile, no? Se spendete un po' di tempo a darvi una rinfrescata. Noi cerchiamo un po' di riprendere le cose, non da zero, ma no, riprenderle un pochino, anche se in modo molto rapido. Sulla parte di programmazione oggetti, diciamo, partiremo nelle prime settimane a fare un po' di ginnastica, diciamo, con le collection, con i dati, che sono poi quelli che ci serviranno di più, perché alla fine i programmi che faremo dovranno gestire serie di dati. Sulla parte di base di dati, per come è impostato questo corso, non faremo progettazione, cioè prendiamo dei database esistenti e ci facciamo dei lavori sopra. Quindi la parte di progettazione ER, eccetera, non la tocchiamo. Chiaramente uno deve capire cosa è una chiave esterna, una relazione, eccetera, per riuscire a gestire questi dati. Lavoreremo soprattutto facendo interrogazioni, cioè delle select, e pochissime modifiche di database, perché appunto normalmente abbiamo dei dataset e da questi dobbiamo scoprire qualcosa, dobbiamo trovare delle soluzioni. Quindi essenzialmente la parte importante del corso di base di dati è le interrogazioni e le select. Il materiale di studio principale ce l'avete dentro, di fronte a voi, no? Nel senso che alla fine per questo corso non ci sono 12.000 pagine da leggere e da studiare, ma c'è il computer su cui è fondamentale esercitarsi e provare a risolvere gli esercizi, cercare di scontrarsi, scraniarsi, no, contro gli esercizi, odiarli e poi risolverli e dopo essere felici di averli risolti, no? C'è questo passaggio che c'è sempre nell'informatica, no? Che c'è un momento prima vorresti buttarti giù perché non capisci nulla, poi hai la lampadina e riesci a sbloccare, e questa lampadina però non arriva per grazia ricevuta, ma arriva grazie a un accumulo di esperienze e di esercizi precedenti, no? Quello che vedo è che le persone che hanno difficoltà all'esame di solito hanno difficoltà sulle cose di base, non su quelle più avanzate, perché uno le ha sempre, ma sì, questo l'ho capito, questo è facile, questo l'ho capito, no? Quindi uno, diciamo così, spesso tralascia, va a studiare le parti più complicate perché, oddio, l'esame mi chiede quello, dobbiamo saper fare quello, ma se poi non ti sai gestire con le cose più semplici, no? Tipo appunto, insomma, unire e confrontare due liste, poi tutto ciò che viene dopo puoi anche più o meno capire come si fa, ma in realtà non hai le basi per poterlo gestire. Quindi questo è importante, non trascurare troppo le cose semplici, perché poi sono quelle su cui, come in tutti gli argomenti dell'informatica, più si va avanti, più i gradini da fare sono sempre più alti, no? Quindi se uno è forte sui gradini, sui primi gradini, poi è più facile affrontare quelli successivi. È chiaro che poi abbiamo tanti aiuti, no? Visto che la nostra memoria è limitata, la nostra capacità di conoscenza è limitata, perché dentro un cranio non è che ci stia più di tanta roba, per fortuna abbiamo sviluppato delle estensioni nel nostro cranio, che sono i motori di ricerca, che sono Stack Overflow, dove ci sono molte domande e risposte a problemi di programmazione, c'è la documentazione, c'è il debugger, scusate questa cosa qua bruttissima, ma è l'icona del debugger di Eclipse che ingrandita diventa ancora più brutta di quanto non sia. È fondamentale anche riuscire a imparare, no, a fare debugging nel nostro codice, non solamente scrivere e sperare che funzioni, perché da una certa complessità in su ovviamente i bug ci saranno sicuramente, quindi dobbiamo imparare anche a capire, no, cosa sta facendo il programma di sbagliato e quindi poterlo correggere. Questa è la dinamica principale. Faremo esercizi, ci scontreremo con gli esercizi, cercheremo di risolverli con gli strumenti che abbiamo a disposizione, con gli strumenti che un programmatore vero avrebbe a disposizione. Cioè, io non credo per nulla negli esami in cui tu devi sapere solo ciò che c'è scritto sulle slide, solo ciò che c'è scritto sul libro, anzi all'esame non puoi portarti nulla. Non è realistico. Oggi
qualunque ingegnere, nel momento in cui progetta, ha bisogno di una base di conoscenza che è molto più vasta rispetto a quella che può ricordarsi a memoria. E quindi anche all'esame vi lasceremo usare questi strumenti. Cioè l'esame viene fatto con internet a disposizione. Potete cercare ciò che volete, potete avere con voi tutti gli esercizi che avete fatto, le soluzioni dei laboratori, cioè quello che preferite. Tanto non vi serve, nel senso che se non sapete fare è inutile, potete avere tonnellate di cose. Però non vi voglio mettere in una posizione innaturale rispetto alla risoluzione di un problema. Per cui se non ti ricordi che c'è quel metodo sulle stringhe che fa quella cosa, rimani piantato lì. No, perché l'esame deve basarsi sul fatto che ti ricordi una certa cosa che magari non sapevi neanche che esistesse, che ti sarebbe potuta essere utile quando studiavi. Impariamo anche a cercare le informazioni che ci servono. Quindi spenderemo del tempo nel fare gli esercizi anche magari a andare a leggere la documentazione, a imparare a cercare e a leggere la documentazione. Dicono in giro che voi siete nativi digitali, però a volte quando vedo la gente cercare delle cose su Google di programmazione mi chiedo come abbiano fatto arrivare fino a qua, nel senso che già la prima cosa è che le ricerche si fanno in inglese, se uno vuole trovare delle soluzioni attingendo, no, a una base di conoscenza un pochino più ampia. E poi devi riuscire a capire cosa stai cercando, che non è il testo dell'esercizio, ma è il concetto che ti sta mancando nel risolvere l'esercizio. Quindi faremo anche un pochino insieme questo tipo di gioco. Poi ovviamente il materiale che mettiamo a disposizione sono essenzialmente le slide, ma al giorno d'oggi su vari siti internet trovate tutta la documentazione che vi serve per qualunque linguaggio di programmazione. Okay? Ciò che diamo noi chiaramente a disposizione sono le slide, che per scelta abbiamo fatto in inglese, perché poi tra 6 mesi nessuno mai più vi chiederà ma l'inglese lo sai bene o no, daranno per scontato che ve la sapete cavare, al di là delle certificazioni, ma nel mondo del lavoro è così, e quindi cominciamo a abituarci. Il link a tutti i progetti che facciamo in aula, a tutti quelli di laboratorio e così via, e le video lezioni. Questo è il materiale che diamo noi, il nostro piccolo contributo all'infinito mare di conoscenza che c'è in giro. Poi qui avevo indicato anche dei testi, ma sono serviti più a noi, diciamo così, per impostare i contenuti che non direttamente a voi, quindi non vi sto suggerendo di procurarvi questi testi, se non per vostra curiosità. L'unica eccezione la faccio su questo testo qua, che adesso mi pare che abbia già anche una revisione più recente, soprattutto per chi fosse a digiuno di programmazione oggetti. Non è un caso raro, ogni anno circa un 10% di persone che mi dicono ma io programmazione oggetti non l'ho fatto per, e poi mi raccontano i motivi più disparati che chiaramente mi interessano poco, come faccio a seguire questo corso? Allora, io ho trovato che questo testo qua mi è piaciuto molto perché è un approccio molto molto pratico, e quindi ci può dare una, diciamo così, una ripassata, uno studio veloce ai temi di programmazione oggetti che ci servono. Sul sito del corso, nelle FAQ, c'è l'elenco dei capitoli di questo testo da andare a guardare, no? Se siete in carenza di programmazione Java e programmazione oggetti. Poi la potete studiare dove volete, ovviamente. Questo è un testo un pochino più leggero da leggere per quanto può essere un testo di informatica. Ok. Questi sono gli strumenti di apprendimento, di conoscenza, quali sono gli strumenti pratici? Allora, chiaramente noi in questo corso programmiamo in Java e quindi serve la disponibilità di un ambiente di sviluppo Java, la cosiddetta JDK, dalla versione 11 in avanti. Le istruzioni che vi abbiamo dato vi chiedono di scaricare la versione 11, che è la penultima versione, diciamo così, stabile, cosiddette LTS, Long Term Support, oppure ci sarebbe la versione anche 17, che è l'altra LTS recente dell'anno scorso, è uguale, di fatto ai nostri scopi sono equivalenti. Purtroppo dalla versione appunto 9 in avanti Java ha complicato notevolmente la struttura dei progetti, è molto più complicato gestire i progetti in Java perché devi scaricarti i moduli separatamente, configurarli, eccetera. Quindi
abbiamo poi creato una procedura di creazione del progetto, che vi faccio vedere tra un attimo, semplificata, in modo che, diciamo, per lo scheletro di progetti che useremo in questo corso abbiamo già una procedura, diciamo così, fatta e pronta, che è stata tarata essenzialmente su Java 11, quindi ci manterremo su questa versione. Se avete installato Java 17 non dovrebbe, dovrebbe continuare a funzionare. Useremo Eclipse, principalmente perché ce l'avete già installato, quindi dategli magari una giornata, non è l'ambiente di sviluppo Java più comodo, più, diciamo così, user friendly, anzi tante volte non lo è per nulla, però diciamo soprattutto perché l'avete già usato nei corsi precedenti, cerchiamo di andare in continuità e non introdurre un prodotto nuovo. Altrimenti probabilmente avremmo usato l'ambiente che si chiama IntelliJ IDEA, di un'azienda che si chiama JetBrains, che è uno strumento a pagamento, ma per chi ha una matricola, diciamo una mail universitaria, docenti e studenti, è gratuito. Che è molto più, su alcuni aspetti è molto più, diciamo, user friendly rispetto a Eclipse. Ma vabbè, continuiamo a usare questo. Alla fine ci interessa fino a un certo punto, programmiamo in Java, quindi. Dicevamo che ovviamente usiamo dei dati, no, che stanno su un database per poter elaborare, e quindi dovremo installare sulla nostra macchina un server di database su cui scaricare i dati, su cui provare le query e poi al quale il nostro programma Java si dovrà interfacciare per leggere e per estrarre i dati stessi. E quindi ci installiamo o una versione di MySQL oppure, secondo me è più semplice, meno ingombrante, MariaDB, o MariaDB, non so come pronunciarlo, che è una biforcazione di MySQL, che a un certo punto alcuni degli sviluppatori del MySQL, che era un progetto open source, quando MySQL è stato acquisito da Oracle, che invece è una società commerciale, hanno detto io non voglio lavorare per loro, e quindi continuiamo a sviluppare questo prodotto sempre in modalità open source, lo chiamiamo MariaDB. E quindi questo è un altro oggettino che abbiamo che vi abbiamo chiesto di installare. E poi le varie librerie Java che via via conosceremo. Sul discorso di GitHub, come vi dicevo, da lunedì prossimo impareremo a usarlo. Vi chiedo, proprio anche per poter imparare a usarlo insieme, lunedì prossimo, entro lunedì, di crearvi un account sulla piattaforma GitHub. Ok? Basta semplicemente andare, fare il solito sign up e scegliere una vostra mail. Allora, due indicazioni solo nel creare l'account. Il primo è, se usate come mail la mail del Politecnico, lui riconosce che siete un account educational e quindi vi dà tutta una serie di offerte speciali, diciamo così, riservate agli studenti. Non è obbligatorio, se vi interessano, questo Student Development Pack ha dentro delle licenze gratuite per altri prodotti, eccetera. No? Ma dovete, oltre alla mail, dovete scegliere anche uno username, un nickname, no, da usare nella piattaforma. Allora io vedo che molti tendiamo a usare il numero di matricola. Il numero di matricola spero che per voi sia una cosa transitoria, che tra qualche mese non vi interessi più, mentre invece magari l'account che vi fate su GitHub continuerete a usarlo nella magistrale, nel tirocinio, per i vostri progetti, per le vostre cose. Quindi magari cercate di scegliere un nickname che rappresenti voi stessi e non il vostro numero di matricola, perché quello che vedo molto in giro diciamo, recentemente, è che oramai, diciamo così, i progetti che uno fa su GitHub diventano parte del proprio curriculum. Quando tu vai a fare un colloquio non ti chiedono che corsi hai fatto, perché lo sanno già, ma ti chiedono che esperienza hai, che cosa sai fare. Allora dici, guarda, io ho fatto questi progetti, questi sono i corsi, questi li ho fatti per conto mio, eccetera, sono tutti raccolti lì, li puoi andare a vedere. No? È una sorta di versione pratica del curriculum, una sorta di portfolio dei progetti. Io qui parlo di progetti di informatica, ma questa piattaforma vale per qualunque tipo di cosa, nel senso che gestisce i file, quindi potete caricare progetti anche di altra natura e rendere visibili lì. Quindi per questo magari vi suggerisco, no, di scegliere uno username per il vostro futuro e non per questo corso. L'altra iscrizione che vi ho già chiesto di fare, ho visto che dai numeri secondo me ci siamo quasi tutti, è quella al canale Telegram.
perché essenzialmente vorrei evitare di avere decine di mail o di mandarvi avvisi mail a ripetizione, tanto so che vengono perse in mezzo alle altre 100 mail di altissimo interesse che vi manda sempre il Politecnico, no? Allora, così abbiamo questo canale in cui ci sono tutte le comunicazioni, vi condivido le slide, i video, fatemi domande, parliamo, noi appunto, come dicevo, come docenti siamo in quattro, quindi se non rispondo io risponde qualcun altro, magari se mandate una mail a me non riesco a rispondere per qualche giorno, invece se scrivete sul gruppo Telegram c'è qualche altro collega che riesce a rispondervi. Quindi usiamolo come canale libero di comunicazione bidirezionale, domande, difficoltà, dubbi, eccetera. Noi magari alle 3 di notte non rispondo, però cerchiamo di essere molto presenti, no, su questo canale. In cambio cerchiamo di usare il meno possibile la posta elettronica. Okay, quindi io non vi rompo le scatole mandandovi avvisi e mail in continuazione, altrettanto voi, vero? Quindi se avete qualcosa da chiedere che non sia assolutamente privato, usate tranquillamente, cerchiamo di usare questo canale. Ok, due parole sull'esame, che è una cosa molto lontana, non abbiamo ancora tirato il fiato dagli esami della settimana scorsa, l'ultimo appello del TDP l'abbiamo fatto venerdì, quindi 2 giorni fa, tanto per capirci, però cominciamo già, vi dico due cose, poi ovviamente quando ci avviciniamo raccontiamo, diciamo così, entriamo più nel dettaglio. L'esame sarà un esercizio di programmazione, di problem solving, come quelli che abbiamo sviluppato durante il corso. Vi daremo un progetto, lo scheletro di un progetto Eclipse già pronto, quindi già con tutte le librerie configurate eccetera, esattamente come vi daremo in laboratorio. L'esame si svolgerà nelle stesse modalità laboratorio, quindi in aula col vostro computer, quindi mi raccomando arrivate con questo computer pulito, senza troppe schifezze, poi Eclipse non mi parte, è troppo lento, eccetera eccetera, risolvetelo prima dell'esame possibilmente. Un'altra cosa che sembrava, la davo sempre per scontata, ma così non è, imparate a collegarvi alla wifi del Politecnico. Ok? Sembrerà una stupidaggine, ma all'ultimo esame avevo 16 persone, di cui 5 non riuscivano a collegarsi, o chi ha dimenticato la password, chi non sapeva come era configurato il computer, eccetera, eccetera. L'abbiamo verificato con gli esami di informatica, quelli del primo anno da 4.000 persone, perché abbiamo fatto l'esame in aula col computer, la maggior parte dei problemi erano dovuti o appunto o persone che non si collegavano, allora cerchiamo di usare l'hotspot del cellulare, che tipicamente fa schifo perché se tu hai in una stessa stanza 30 persone che accendono l'hotspot, la rete wifi non regge, perché le frequenze sono, i canali wifi sono solo 3, quindi se tu hai... Ogni aula ha dai 3 ai 5 hotspot Wi-Fi pronti per voi e sicuramente sono collegati a una rete un pochino più furba rispetto a quella che può prendere il vostro cellulare. Quindi, ve lo dico adesso, per le lezioni, per i laboratori, soprattutto per l'esame, arrivate, accendendo il computer, si collega a EduRoam, consiglio di collegarsi a EduRoam e non Polito, perché a questo punto potete andare anche nelle sale studio dell'università o all'estero quando andate a fare Erasmus, con le vostre credenziali del Politecnico, EduRoam si aggancia praticamente in tutte le università, quasi del mondo, ecco, mi è capitato anche in posti strani che non mai più avrei pensato, passato davanti, che il telefono si agganciasse al wifi. Questo vuol dire che dovete ricordarvi anche la password del portale del Poli, no? Che gente che conosco dice, ma io entro da mesi con la password memorizzata nel browser, ma non so più qual è. Dovrei andare in segreteria a farmela resettare e poi passano i mesi, no? Ecco, non fate passare i mesi, fatelo adesso. Scusate il pippone, ma poi capisci che in fase d'esame, quando non riesci a collegare il computer, il livello di stress è un po' diverso, no? Rispetto a poterlo fare con calma durante il corso. Perché internet? Perché chiaramente durante l'esame dovete scaricarvi il progetto base che vi diamo e dovete poter avere accesso a internet per fare tutte le ricerche che vi servono e anche consegnare ovviamente i laboratori. L'esame, l'esercizio di programmazione sarà articolato su due esercizi, due punti, non sono due esercizi, è un esercizio unico su due punti, in cui quel progetto nel punto 1 vi verrà chiesto di fare delle cose, tipicamente leggere un grafo e fare alcune operazioni su questo grafo, leggere dei dati, costruire un grafo e fare alcune semplici operazioni su questo grafo usando la libreria JGraphT. E il punto 2 invece è un punto più algoritmico, in cui vi viene chiesto di fare o delle ricorsioni, delle simulazioni, sul grafo che avete creato nel punto 1.
a peso il punto 1 contiene gli argomenti del corso fino a circa poco più di metà corso. Il punto 2 contiene gli argomenti delle ultime 5-6 settimane del corso. Okay? Abbiamo messo questa soglia, il punto 1 viene valutato direttamente in aula, quindi l'esame si svolge così, fate l'esercizio, avete 2 ore di tempo, al termine di 2 ore consegnate su GitHub il vostro elaborato, pausa pipì o sigaretta di 10 minuti e poi dopo controlliamo direttamente 1-1, fa abbastanza in fretta, se il programma che avete fatto risolve correttamente il punto 1. Insieme, facciamo run e vediamo se va. Se non va, finito. Se va, o se c'è qualche minima cosa, c'è un 20-21 punti, quindi c'è con quei 2-3 punti di margine per poter dire ok, non è proprio perfetto, però può andare, ti tolgo un punto, ti tolgo 2 punti. E in quel momento vi prendete un punteggio, che va dal 18 al 21, ok? Oppure no. Poi, io ovviamente ho avuto questa prima parte superata, noi poi ci andiamo a correggere con calma la seconda parte. Perché? Ma perché la seconda parte, essendo più algoritmica, non è detto e non pretendiamo che funzioni tutto. La prima parte è semplice, è standard, quindi dovete saperla fare. La seconda parte, anche dovete saperla fare, ma magari in 2 ore di tempo non riuscite a pensare a tutti i casi, rimangono ancora dei bachi, dei problemi, delle cose incomplete. Va bene. La seconda parte ce la correggiamo noi nel merito, andando a vedere il codice e cercando di capire cosa facevate. Quindi non si può fare sul momento in 5 minuti per persona. E quindi chi ha passato la prima soglia del punto 1, poi dovete aspettare qualche giorno che correggiamo il punto 2 e vi diamo il resto dei punti, chiaramente, per andare dal 21 al 30 lode. Okay? Questa è l'idea generale. Poi c'è tutta la spiegazione, i flowchart di come avviene sul sito. Ecco, vedendo queste regole, allora, le abbiamo pensate per due motivi, no? Uno è per dare una via, non chiamiamo una via d'uscita, ma una facilitazione a chi non è proprio del tutto appassionato all'informatica. Okay? E quindi c'è una modalità in cui puoi prendere un punteggio intermedio, non brillante, però comunque passare l'esame. L'altro motivo per cui abbiamo pensato a questa modalità d'esame è che tipicamente voi in quel periodo lì state finendo il tirocinio, avete bisogno di laurearvi o cose di questo genere. E quindi il poter sapere quel giorno lì se hai passato l'esame vi può aiutare a dire ok, allora posso fare domanda di laurea oppure rimando. Cioè, poi magari il voto non lo sapete perché ci serve una settimana o anche magari più, se sono tanti, a correggere i compiti e quindi dargli il voto completo. Ma voi sapete già se l'avete passato, grazie al punto 1. Chiaramente quel fotopunteggio qua non scende più. Una volta che vi è andato quello, il resto si somma, non può scomparire. Okay? Questo purtroppo da molti è stato interpretato dicendo mi preparo solo per il punto 1. Che oltre a darmi molta tristezza, perché gli argomenti più interessanti sono gli altri, ma questo so che non ve ne può necessariamente, però mi dà una distribuzione dei voti di questo genere. No? Ci sono due cluster di persone, quelli che studiano il corso e alla fine lo passano bene, e quelli che studiano per il punto 1, che sono sempre a rischio. Perché chiaramente qua meno 18 c'è il 17, ma questa curva qua continua di qua. Perché se tu punti ad essere appena sopra l'asticella, qualunque intoppo che avrai durante l'esame cadi sotto. No? Ci sono anche poi situazioni antipatiche durante l'esame in cui dici, beh, sì, però se avessi fatto giusto ti avrei dato un altro voto. Ma quello che sto dicendo è che chi si prepara pensando di dire io studio solamente per il punto 1, fatica a farlo. Normalmente quando noi prepariamo questi testi e proviamo a risolverli, la nostra idea è che sul compito di 2 ore il punto 1 lo fai in meno di 1 ora. Ci sono persone che nelle 2 ore intere non riescono a finirlo, ma perché in realtà si sono preparate solo su quella parte. Se avessero, parliamo di altri, non di voi, chi ha puntato una preparazione più completa, alla fine il punto 1 lo fa,
lo fa più facile, lo vede più facilmente, perché comunque ha avuto modo di anche esercitarsi di più. Okay? È difficile da mettere in termini oggettivi questo, però se non volete rischiare, cercate di non puntare solamente, no, al primo esercizio. Ok, per il resto il corso non è di quelli a sbarramento, come vedete avete sicuramente già visto questi numeri, li conoscete meglio di me. È chiaro che c'è un 10% in più di superi all'anno di corso. Questo io lo interpreto dicendo, se riuscite a seguire durante il corso, a farvi i laboratori, arrivate all'esame e lo passate. Okay? L'esame si comincia a preparare, non dico da oggi, ma dalla settimana prossima. Okay? Va bene, qui abbiamo riassunto i vari contatti, di cui ovviamente il canale Telegram è quello preferito. Finito la parte di introduzione, qualcuno ha delle domande, delle curiosità, delle cose che ho dimenticato di dire, dei problemi? Anche voi del rimorchio, tutto bene? Ok, allora entriamo nel vivo.